quindi sono una base culturale molto forte su cui poi costruire il vostro modo di suonare, il vostro modo di intendere la percussione. Sostanzialmente, in due parole, questi sono gli strumenti liturgici della religione afrocubana, di una delle tante religioni afrocubane, in particolare in questo campo stiamo parlando della religione Yoruba, e sostanzialmente sono strumenti che hanno ritmi cerimoniali, i ritmi sono circa una settantina all'interno del folklore più stretto, e sono, come dicevo prima, legatissimi ai canti. Alcuni vengono definiti toche generici perché si utilizzano per più e più oricia, per più divinità, altri invece sono legati a una singola divinità e quindi hanno il loro ciclo di canti che vanno là sopra. Il nome degli strumenti sono ovviamente tre strumenti di uguale forma e dimensioni diverse. È il mayor o iya, che significa madre sostanzialmente nella lingua yoruba, e il segundo o itotele e lo okonkwo. Questi tre strumenti all'interno del gruppo hanno una gerarchia e, contrariamente a quello diversamente da quello che è la nostra cultura in cui normalmente dirige lo strumento più acuto, in questo gruppo, chiamiamolo così, il direttore è il maior, quindi il suono più grave, che ovviamente è legato a doppio filo con il canto, quindi in realtà se c'è un direttore all'interno del gruppo possiamo considerare che sia il cantante, perché chi è seduto qua deve seguire in tutto e per tutto quello che dice il canto. L'itotele, che è lo strumento, diciamo, di intonazione media, è la parte del gruppo che definisce le melodie, quindi diciamo è lo strumento più melodioso. Da quello che suona l'itotele, nella maggior parte dei casi possiamo dedurre qual è il tocco che sta suonando. Poi vediamo qualche esempio. Lo concolo invece è lo strumento che sostanzialmente fa da metronomo per il gruppo, perché mantiene il beat sostanzialmente per tutti, con delle frasi che sono più ostinate, cioè sono degli ostinati, quindi molto molto ripetute, e come dicevo prima, dal solo suono dello concolo spesso e volentieri non si può riconoscere qual è il tocco, perché gli accompagnamenti sono standard nel 90% dei casi. Standard vuol dire che ci sono due o tre frasi che vanno bene per più e più tambore, mentre normalmente da quello che suona l'itotele possiamo riconoscere e dire ok, questo è il suono, questo è il ritmo che stanno eseguendo in questo momento. Ecco, il maior in questo caso ha, come dicevo, la funzione di guidare tutto, di guidare tutti e di dare i cambi in base a cosa succede all'interno del tamburo, sempre seguendo il cantante. Ok, fino a qua è tutto abbastanza chiaro. Volevo suonarvi subito un tamburo molto particolare, un tamburo per le gua, e il suo nome è la topa. Non sappiamo bene se si scrive con la K, senza K, tutto quello che succede in questi questa liturgia è sostanzialmente tramandato oralmente, quindi è poi difficile dire va bene, si scrive con CH oppure con la S, si scrive con la K oppure no. E la maggior parte dei toghe hanno anche più nomi che spesso vengono relazionati al canto. Spesso si dice il toghe di Aketeroba perché è il canto che va là sopra, ma in realtà c'è il nome del tamburo e tutt'altro. Quindi entrare in questo mondo è un po' ostico, dobbiamo perdere quello che è la nostra impostazione enciclopedica, cioè c'è un dizionario, questo vuol dire così, 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 così. Essendo una cultura di trasmissione orale e molto, molto forte, molto popolare, spesso e volentieri, cambiando famiglia o cambiando scuola, cambiano i nomi delle cose, ma la sostanza è che quando parto con un canto il tamburo che va sotto è quello, anche se lo chiamo con nomi distinti. Ok?
E dicevo, il tocco che andiamo a fare adesso è un tocco per il linguaggio. Lo seguiamo tutto, facciamo tutto il tocco. OK? Volevo prima di iniziare farvi un piccolo appunto in modo che possiate apprezzare di più. Questo tocco è sostanzialmente una suite, quindi una successione di diversi ritmi. Nella maggior parte di questi ritmi l'accompagnamento principale dell'occongolo è il chila. Anche qui è molto difficile riuscire a imparare questi strumenti pretendendo di scrivere tutto, questo si fa a memoria. E la bellezza di questo è che ci aiutano spesso e volentieri le onomatopee. Per esempio, per imparare l'occongolo i suoni principali sono tre: chi, la e cli. Il chi è la bocca del tamburo. Il la è di là, quindi se vuoi fare la sequenza di il ritmo del di là funziona in questa maniera e suona. Bisogna, per esempio, bisogna avere coscienza che il tempo è di là. Volevo farvi vedere in realtà un
ritmo molto generico che si chiama Nyong'o. Questo ritmo sostanzialmente mi aiuta molto perché si utilizza uno di quei tocchi generici che si canta, si usano per molte molte divinità, quasi tutte. E è proprio l'emblema di come si incastrano i due strumenti ed è anche uno di quei tocchi che potete trasportare in maniera abbastanza semplice sulle conga in modo da utilizzarlo poi nella vita di tutti i giorni fuori da quello che è questo ambiente, questo ambiente folklorico. Vedrete nel Nyong'o l'accompagnamento è il Kila, quindi come dicevo una parte molto generica. Sostanzialmente ti piace identificarlo così e quindi è il primo e l'ultimo della terzina. La bellezza di questo tocche è che sostanzialmente i due strumenti si completano, cioè dove non suona lo concolo suona l'itotele e va a riempire la terzina con quella che è la parte del cha-cha, quindi la parte che tiene sostanzialmente la ritmica. Una cosa importante che ho dimenticato di dire è che in questi strumenti normalmente la parte più grande, cioè la bocca, è la parte melodica dello strumento. Abbiamo già detto che questo è lo strumento più melodico di tutti, però riferito a ogni singolo strumento, la bocca è la parte melodica, il cha-cha, la culata, è sostanzialmente la parte ritmica, cioè quella che va a riempire, quello che va a mantenere il groove a tutti. In questa parte, sostanzialmente, la melodia fa kipa, 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 così si indica aperto, tapao, aperto, ok? Che sono i suoni che va a fare sulla bocca, quindi kipa, kipa, kipa. Secondo della terzina, che è sostanzialmente uno dei portamenti base dell'itotele in quasi tutti i tocche. Adesso sto un po' esagerando, però in tanti tocche, ok? All'inizio è molto molto difficile far coesistere questa cosa. Andiamo a vedere andiamo a far partire il ritmo sostanzialmente passando tutti insieme, ok? In questo caso la frase dell'itotele inizia da un aperto e fa aperto, tapao, aperto. Non è l'uno musicale in realtà, ma se lo pensiamo sulla clave fa pa, pa, pipa, 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 pipa. Ad avere quello che è l'accompagnamento sostanzialmente base di questi tamburi. Normalmente questi tamburi si accompagnano ovviamente con la voce, c'è una maraca che funziona da clave sostanzialmente e poi i partecipanti suonano tempo e clave e questa è la guida per tutto. Quindi di qui metterei per favore il tempo e di là la clave. È possibile? Cominciamo. Thank you.
grazie mille per averci accompagnato. Faccio una domanda. Fin qua è tutto chiaro? Cioè, ci siamo... è stato spiegato abbastanza bene, ci sono dei dubbi, avete delle domande su questa parte? Spaventato qualcuno, ragazzi. Ne va bene, perdono. Io sono. Sì. Che ce l'ho da una trentina d'anni. Spero di essere un altro. Ma non è comune. Quindi c'è una parte degli studiosi che ho incontrato che pensano che nel Badà la clave non ci sia. E una parte degli studiosi che ho incontrato che invece non ne fanno niente. Io vorrei sapere da dove viene la tua informazione, se così, per avere un suffragio a questa tesi. Ok, dalla pratica, sostanzialmente è quando io ho avuto la fortuna di vivere tra un viaggio e l'altro 2 anni a Cuba e in qualsiasi tambor la clave va suonata. Cioè, nel senso, anche nel rito, anche durante la tantina? Sì, perché in realtà questo è uno strumento, scusate, questo è un ritmo che è utilizzato... E' qua questo? No, questo è un molto generico. Questo è un tocco generico che si chiama Nyong'o e ci può cantare quasi tutti i Rio-Icha, quasi. E quando si esegue questo ritmo, si è già in una parte in cui, diciamo, si può... la festa si muove un pochettino e quindi i tamponeri lo utilizzano per improvvisare, si può improvvisare veramente molto su questo tocco a differenza di altri. Quando tu vai a suonare un tambor e vedi il maiosero che sta suonando il Nyong'o, se non suoni la clave prima o poi te lo chiede lui, perché è un riferimento chiarissimo. Cioè, per esempio, se io adesso mi metto a improvvisare, chiamo frasi a lui, sto pensando a quello che suono, perdo un po' il concetto dell'uno. Però se io sento poi ci sono toghe che secondo me, anche se hanno la direzione della clave e si sente chiaramente, si tende a non suonare per non farli correre. Ci sono dei toghe, per esempio, come Aketeoba, che casualmente ne parlavo prima, che è molto lento e ci balla sopra un batalà che di per sé è molto, la sua danza è molto ma molto tranquilla, diciamo, non è un guerriero che arriva quindi se noi in quel punto lì, anche se è riconoscibile la clave, ma anche se è riconoscibile, se la suoniamo in quel punto lì il tambor comincia a correre perché è naturale, prende impulso. Quindi per evitare questa cosa non suoni in quella parte, ma non è che non ci sia questo tocco qua per il maior fa. Non vorrei mettere in difficoltà loro perché non abbiamo mai provato, però il concetto è questo qui, quello che io suonavo qua è quello che suona la bocca, quindi diventa... Ora qui la clave è inequivocabile perché il maior ti mette con e il secondo della clave con se la suonassimo al contrario qualcosa non funziona perché questo colpo non coincide più. Anche lì c'è la clave, solo che non la suoni per prassi esecutiva, non che non ci sia. Posso ammettere, ci sono alcuni tocchi che ancora non so dov'è la clave. Questa è una mancanza mia, ma non che non ci sia. Questa è la mia teoria. E grazie. Ecco, no, grazie a te per la domanda, molto molto interessante. Anche perché mi stimola ad andare a cercare la clave dei tocchi che mi mancano. Comunque questo è il concetto. Riprendendo quello che era il filone della lezione, stavamo suonando Nyong'o e la parte che ci manca adesso sarebbe quella più importante, il canto. Quando io ho iniziato a studiare percussioni avevo proprio ero molto restio a cantare e poi mi sono accorto, avendo insomma
affrontando questo genere, che in realtà un percussionista che non canta rimane un po' mutilato in una parte, cioè, perché se noi suoniamo 20 minuti di Nyong'o, anche molti meno, voi scappate via e dici sì, vabbè, bravo, bravo, ma bello, cioè è incredibile. Mentre il canto in questo folklore qua stimola davvero tantissimo, quello che in realtà ti arriva il canto che ti piace, improvvisi molto di più, sei molto molto stimolato dal coro. Quindi volevo vedere, ricreare quella che è un po' la sequenza di un'entrata vera e propria, che è dove la pompa, il cantante principale, canta la sua parte, il coro gli risponde e gli parte un tambore intero, ok? Useremo un canto che è molto semplice e spero che vi accompagnate tutti. La storia funziona così. Il canto è Ele guara, bembe la rio, Ele guara, Ele guara, bembe la rio, Ele guara. Ok, mettiamo in chiaro una cosa. Questo, come tutte le culture che vengono dall'Africa, sostanzialmente, ha quel modo di cantare con il responso. Cioè, il cantante da l'introduzione che poi va sempre a coro, cantante solista, coro, cantante solista. Il coro ripete sempre quello, il cantante, se ha possibilità, improvvisa, ok? Improvvisa nel suo spazio, ovviamente. Quindi pian piano impariamoci la melodia, poi andiamo ad analizzare questo tocco, dove inizia con la clave, dove va con il canto, dove va con il tempo, dove va con i tamburi. Ok? Allora, la melodia è molto semplice, funziona così. E le guara, bembe la rio, 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 e le guara. Sostanzialmente giro su due clavi per il cantante, due clavi per il coro. E casualmente, fortunatamente, questo tocco, l'inizio del coro entra. Aspetta, che non dico dove sono. Ele guara, bembe la rio. Sì, inizia sull'uno della clave, ok? Quindi è abbastanza anche semplice da incastrare con la voce e volendo l'accompagnamento. Sulla clave funzionerebbe così, io terrò una clave, una sola, la tengo io. Se mi accompagnate con il tempo, cantante solista e coro, ok? Tempo. Oddio, sarebbe bello che ci fosse una parte che fa la clave, una parte che fa il tempo, e cercare di entrare come se entrerebbe sostanzialmente in un tamburo. La prima parte è il cantante solista, quando entra il coro entrano i tamburi, e poi è sempre tutto un cantato, un solista, un tamburo, un solista, un tamburo. È possibile? Sì! No, veramente, vedete? Grande energia oggi, un piacere. Allora, la parte di qua gentilmente mi fa la clave, la parte di qua mi fa il tempo. Chi riesce a cantare e suonare con la clave è meraviglioso, se no lasciamo a chi fa il tempo l'onere di cantare. Giusto? Sì! No, è stimolante, devo dire. Ok. Andiamo. Ele guara, ele guara, ele guara. Thank you.
toche più semplici, questo ternario è già abbastanza difficile, però è tra tutti uno dei più diciamo avvicinabili all'inizio, e altri che sono un po' più complicati. Io ne avremmo preparato uno che vorremmo farvi ascoltare, che è la Luia di Changò. È un toque meraviglioso, una suite tra le più belle che abbia mai sentito, e è abbastanza difficile, diciamo, da seguire tutto. Spero vi possa piacere, soprattutto. Prima di andare là, volevo chiedere se ci sono domande su quello che è stato fatto finora. Benissimo, deve essere stata una lezione interessante per voi. Ok, ci va la Luia. Quanto tempo mi manca, giusto per capire? 36 ok,
l'ultima parte, volevo tornare un attimo indietro per poi presentarvi un'altra parte del laboratorio, è questa qui. Finora abbiamo visto gli strumenti direttamente, i ritmi direttamente suonati sul batà, e abbiamo visto le relazioni con il canto. Poi però c'è da tornare alla vita di tutti i giorni, quando non riusciamo a suonare il batà, e dire ok, ma tutto questo studio cosa serve? In realtà con l'inventiva vostra e con la conoscenza del folklore riuscite a portare questi strumenti, questi ritmi direttamente sulle conga, diciamo sulle timbratura. Quindi adesso non so bene quale sia la comandatura di questi strumenti, però potete andare a ricreare. Qui, in base alla creatività in realtà di ognuno di voi, potete ricostruire gli strumenti che abbiamo, gli ritmi che abbiamo visto prima, dandogli una forma molto personale, cioè ognuno di voi ovviamente riprodurrà questi ritmi in maniera diversa, perché siamo qui ci sono sei bocche, quindi sei mani che suonano qua sopra, è possibile riportare tutto, quindi sta a voi la decisione di cosa omettere. Nel ritmo che abbiamo visto prima, cioè Nyong'o, io l'ho sistemato in questa maniera, che non vuol dire che sia il modo più giusto, è quello che mi dava più comfort, ok? Allora, per me lo concolo è questo, ricordate la frase dello concolo, faceva? La parte che manca è il che è sostanzialmente la parte del maiore, e qua ci sarà da ridere. Suonerà questa cosa molto molto meglio, altri dovranno ridurre. Questo è l'obiettivo, secondo me, di portare dal folklore alle conga e agli strumenti di tutti i giorni. Ok? A posto così? Ci sono domande? No, non parlare di più. Benissimo. Okay. Detto questo, vorrei ritagliarmi qualche, diciamo, l'ultima parte del laboratorio per presentarvi un piccolo progetto. Se volete, per presentarvi un piccolo progetto che stiamo portando avanti a Verona. Grazie alla passione di un sacco di persone che vengono da città parecchio diverse, quindi hanno davvero un grande impegno, una grande forza di volontà, siamo riusciti a creare un piccolo laboratorio mensile, ci si trova una volta sostanzialmente una domenica al mese, per riuscire a portare avanti, a studiare insieme il folklore. Quest'anno però abbiamo un po' cambiato genere, diciamo, dal folklore religioso, così siamo passati un po' al genere del carnevale. Abbiamo riprodotto un Mozambique, che è un ritmo di Peyol Afrocan, nato circa negli anni 60, è nato dalla creatività di questo percussionista sulla falsa riga di quello che è la comparsa, perché sostanzialmente, diciamo, le parti principali possono essere, ci si può vedere dentro molto di questo genere del carnevale. Il pezzo più famoso di Mozambique in realtà l'ha portato al successo Santana ed è Maria Caracoles. Il pezzo originale però era di questo Pedro Afrocan, che era un percussionista cubano. Insieme a...